con il segretario generale, abbiamo parlato con il consigliere, possiamo procedere. Se non ci sono interventi in merito posso portare avanti la votazione dell'emendamento. Allora, consiglieri favorevoli all'emendamento alla delibera di approvazione del piano finanziario orario e tariffe anno 2018? Sì, l'emendamento. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 consiglieri favorevoli. Consiglieri contrari? Nessuno. Consiglieri astenuti? Minasola, Terranova, Taravella, Divisi, Merlino, D'Amico. Il Consiglio approva l'emendamento. Andiamo alla delibera. Vi vorrei anche informare che la delibera Tari è corredata di parere tecnico favorevole del dottore Scimega, di parere contabile anche favorevole, di parere di conformità del segretario generale favorevole, il parere della seconda commissione che si era riservata di darlo in consiglio. Ne abbiamo già discusso abbondantemente rispetto alla delibera, ma devo chiedervi se ci sono interventi in merito alla delibera approvazione del piano finanziario TARI e tariffe anno 2018. Ci sono interventi in merito? Sì. Come dichiarazione di voto, perfetto. Quindi parte il consigliere D'Amico come dichiarazione di voto. Grazie Presidente. Io diciamo già abbiamo abbondantemente discusso, non è stato di divagare per lo che abbiamo già detto. Volevo solo puntualizzare per il discorso che si è fatto poco fa, ricevuto o non ricevuto, che questa parliamo di una delibera che è stata formulata dalla Giunta il giorno 15 di marzo, ha avuto i pareri dei tecnici il 19, i pareri li abbiamo ricevuti il 23 ed è arrivato a noi solo il 26, cioè 3 giorni fa. Solo per puntualizzare le date, visto che le date visto che è stato quella discussione. Quindi abbiamo avuto solo 3 giorni di tempo per valutare un momento così importante per la città. Siamo da consigliere, come ha detto giustamente il consigliere di maggioranza di Frasi, capisco che votare un aumento non è una cosa piacevole, andare a mettere le mani nelle tasche dei cittadini è sicuramente una cosa non gradita a un consigliere comunale. Ma a questo devo, ahimè, aggiungere che facendo fede a quanto peraltro già evidenziato dalla consigliere Terranova, c'è un parere dei revisori che si esprime che muove molti dubbi in merito alla delibera, soprattutto che ci dice che non possiamo entrare nel merito della delibera come consiglieri perché non abbiamo un raffronto con le tariffe e con quanto realmente abbiamo speso nel 2017. Peraltro ho avuto occasione oggi, perché mi è arrivato oggi, di leggere una nota della Corte dei Conti, cui poco fa il sindaco faceva riferimento, che questo problema lo rimarca ripetutamente nella relazione della Corte dei Conti. Per cui in merito a questi dubbi espressi sia dai territori e da quanto richiesto dalla Corte dei Conti, sicuramente non voterò favorevolmente la delibera. Quindi è contrario. Non favorevole. È una dichiarazione di voto. Sicuramente non favorevole. Ci sono altre dichiarazioni di voto in merito? Alla delibera? Sì, il consigliere Minasola che deve intervenire. Grazie Presidente per la dichiarazione di voto. Diciamo che i dubbi che aveva palesemente manifestato il consigliere D'Amico sono anche miei, sono anche quelli del Consiglio dei Conti, un po' di tutti i componenti di questa assise, anche se sono per buona parte, come suo solito, sono stati veniti dal egregio intervento del dottor Cristoforo, a cui va sempre il ringraziamento per i lavori che hanno sempre effettuato a beneficio della collettività. Proprio per questo, considerando però che non si evince da nessuna parte, da nessuna delibera in questo caso, non c'è nessuna manifestazione di interesse ad andare a recuperare il regresso per quanto riguarda la Tari evasa negli anni precedenti, negli anni scorsi, considerato che gli aumenti andranno a ricadere solo di nuovo su quella parte di contribuenti virtuosi che pagano regolarmente le tasse, considerando che ogni e qualsiasi aumento a chi
è dedito a non pagare le tasse, non scalfirà niente, quindi aumentare il 5%, aumentare il 10%, il 100% a chi non paga è uguale allo zero. Andremo così nuovamente a gravare su quei contribuenti, e su questo metto in primo piano i nostri esercizi commerciali che già sono tartassati per altri versi, quindi ad andare a aumentare ulteriormente la tassa sui rifiuti a quei commercianti che già pagano in maniera esosa. Non mi permettono la serenità e la lucidità di votare favorevolmente questa delibera, per cui intanto ribadisco la mia volontà di reiterare la richiesta di andare a trovare il regresso, di andare a scovare i trasgressori, chi non paga, perché se tutti fossimo nelle condizioni, o quantomeno lo siamo, chi lo è, di andare a pagare regolarmente le tasse, probabilmente non saremmo arrivati oggi a questo passo, anche per in considerazione, in previsione che ancora il 40-45% dei contribuenti non pagheranno, il debito accumulato andrà ancora ad aumentare, e questo ce lo ritroveremo ancora negli anni successivi con eventuali contenziosi, con ulteriori aggravi di spese legali. Quindi ribadisco il mio fermo no alla votazione di questa linea. Grazie consigliere Minasola, dichiarazione di voto al consigliere Terranova. Grazie Presidente, io già poco fa ho espresso i dubbi in merito alla proposta, anche facendo riferimento alla relazione dei previsori, quindi non mi dilungherò. Poco fa giustamente il dottore Di Cristofalo, che ringrazio per le felicitazioni, faceva riferimento anche al fatto che i cittadini chiaramente pretendono una qualità elevata del servizio. Come diceva giustamente il collega Minasola, i tassi, poi il tasso di evasione fiscale per quanto riguarda la TARI, ma anche per quanto riguarda altre imposte comunali, è davvero impressionante. Già lo avevamo noi sottolineato anche nelle previsioni di bilancio, anche nel bilancio avevamo visto come le previsioni relative alla lotta all'evasione fiscale per quanto riguardava proprio la TARI era quasi pari allo zero, se non addirittura pari proprio a zero. Ed è questa l'evasione fiscale, cioè questo recupero dell'evasione, viene ribadito proprio questa nota dolente, questa criticità anche dalla nota della Corte dei Conti che è pervenuta proprio l'altro giorno, credo il 22-23 marzo. Per questi motivi, anche proprio per il problema che dicevo poco fa di svilimento del ruolo del consigliere comunale che viene reiterato ogni volta, è successo per il bilancio, sta accadendo di nuovo, per il fatto anche che io non ho avuto la possibilità di studiare la delibera, io non me la sento sinceramente di far pagare errori dei governi regionali passati sulle tasche dei cittadini, che poi sono sempre i soliti cittadini a pagare, quelli che effettivamente contribuiscono alle spese e che pagano regolarmente le tasse. Per questi motivi il gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle voterà contrario alla proposta. Grazie consigliere Terranova. Il consigliere Di Lisi chiede di intervenire per dichiarazione di voto. Sì, grazie Presidente. Gruppo Fatto per Termini non voterà a favore di questa delibera per un motivo tecnico e un motivo politico. Il primo è tecnico, è contesto, è questa delibera, come ho detto i miei colleghi, non mi permettono di fare una votazione serena perché, come dicono i colleghi dei conti, non specifica, come diversamente indicato in linee guida per la predisposizione delle delibere, dei regolamenti concernenti le entrate tributarie locali e strumenti prodotti fatti. E perché non è possibile effettuare confronti e valutazioni di merito da parte del Consiglio Comunale, organo cui la normativa demanda l'approvazione del PEC. Su questi motivi tecnici non voterò questa delibera, e a questi si aggiungono motivi politici per cui non posso, non voglio e non me la sento di aumentare le tasse ai cittadini. Grazie consigliere Di Lisi, prego consigliere Taravella. Anche io per la dichiarazione di voto. La prima mi rifaccio intanto a quello che diceva il dottore Di Cristofalo, nel senso che anche se la Tassi dovesse iniziare la sua attività al 1° aprile, purtroppo questo aumento è determinato dai costi di conferimento, che sarà sempre a capo del comune, per cui i costi rimarranno almeno nell'immediato uguali, tranne che la Tassi non arrivi
dopo un anno al 60% di differenziale e quindi conferiremo meno tonnellate. Da lì potremmo cominciare a risparmiare. Dopodiché l'aumento di circa 200 e qualcosa in più a famiglia, delle famiglie che naturalmente pagano, è esagerato e non è stato messo in atto nessun correttivo. Non voglio dire che gli anni precedenti lasciamo stare, ma da circa un anno di insediamento di questa amministrazione, io per esempio avrei voluto capire se da giugno a 2017 a giugno 2018 qual è l'entità del recupero dell'evasione della TARI, perché probabilmente lì, cioè, agendo in maniera anche aggressiva su questo recupero, forse un milione e due di aumento avremmo potuto certamente mitigarlo, ma non c'è data, non abbiamo contezza. E quindi è normale che il mio voto per queste motivazioni è contrario all'aumento della tassa sui rifiuti. Grazie consigliere Travella, chiede di intervenire il consigliere Berlino, prego. Grazie Presidente, telegrafico, voto contrario e faccio proprio i rilievi mossi dal Collegio dei Revisori dei Conti alla proposta, è un rilievo di carattere tecnico formale. Credo che non è possibile sottoporre l'attenzione del Consesso, l'ho già anticipato nel mio precedente intervento, una delibera così importante tre giorni prima della votazione stessa. Credo che una delibera del genere meritava un approfondimento più importante, più pregnante da parte dei consiglieri comunali, così come è stato possibile trovare un risparmio, è stato possibile far risparmiare i cittadini di 330.000 euro in un paio di giorni. Probabilmente se avessimo avuto a disposizione 7 o 10 giorni saremmo arrivati ad azzerare completamente questo aumento che invece oggi viene propinato dall'amministrazione comunale. Quindi voto contrario alla proposta di aumento della tariffa TARI e quindi non ho altre dichiarazioni da fare. Grazie consigliere Merlino, io vorrei anche comunque arrivare al discorso della PEC che abbiamo ricevuto soltanto il venerdì alle ore 17:15 di uffici e che comunque i termini di legge sono stati rispettati per la consegna sia della delibera sia dei pareri. Chiedo che la TARI scade il 21 marzo. Sì, ma quello, su quello avete ragione, ma su quello avete perfettamente ragione. Ho risposto al consigliere D'Amico, il quale poc'anzi mi diceva che avevamo ricevuto la PEC. Ho controllato e abbiamo ricevuto la PEC il venerdì alle 17:15, non la mattina, che potevo magari trasmetterla la mattina stessa. Quindi ci siamo procurati poi lunedì mattina di prendere. Poi che gli uffici devono far arrivare le delibere prima, su questo non ci piove, consigliere D'Amico. Grazie. E anche la Giunta, ma l'ha detto sicuramente. Allora, ha fatto la delibera. Il 21 marzo in genere tutto. Prego. Per quanto riguarda le dichiarazioni, nella fase delle dichiarazioni di voto, prego il consigliere Fullone, vice sindaco, di intervenire. Grazie Presidente. Siccome mi accingo nel mio doppio ruolo, non solo di assessore, componente della Giunta Comunale, ma anche di consigliere comunale, componente di questo onorevole consiglio, desidero esprimere anch'io la mia dichiarazione di voto in questo senso. Aumentare una tassa qualunque, in particolare questa tassa che riguarda un servizio essenziale che è quello dell'igiene ambientale, non era nei nostri programmi, non era nei nostri programmi elettorali, non era nei nostri programmi amministrativi, non era nella nostra volontà, in quanto siamo consapevoli delle difficoltà economiche che vivono i nostri concittadini a causa della grave congiuntura che attraversa la nostra città. Ciononostante, a causa degli aumenti dei costi che bene ci ha spiegato il dottore Di Cristoforo, sui quali quindi non ritorno tecnicamente, oggi ci viene sottoposta una delibera di approvazione di piano tariffario TARI e tariffe 2018 che contiene un aumento rispetto all'anno passato. E questa approvazione è obbligatoria per legge, è bene chiarirlo ai cittadini, per legge
ci siamo obbligati ad approvare questo piano tariffario, il piano delle tariffe entro il 31 marzo. Se non lo facessimo in questa sede, il segretario generale sarebbe costretto, segretario generale, ripeto, se noi, se questo onorevole consiglio stasera non approvasse la delibera di approvazione del piano tariffario e delle tariffe tali 2018, il segretario generale sarebbe costretto per legge alla Corte dei Conti, competenti organi giudiziari, con le conseguenze e responsabilità nei confronti di questo Consiglio e del Ponte. Quindi è con grande senso di responsabilità, nonostante non fosse, ripeto, nei nostri programmi elettorali, amministrativi e nella nostra volontà, che mi accingo a approvare favorevolmente la delibera. Grazie. Grazie consigliere Pollone, prego il consigliere Gagliotto. Grazie Presidente, signor Sindaco, signori consiglieri. Questa sera si è discusso ampiamente su questa delibera e sull'emendamento. Un segnale è stato chiaro, evidentemente. Intanto la volontà di questo Consiglio Comunale, della maggioranza consigliare, di cercare qualsiasi soluzione possibile ad aumentare il meno possibile la tassa. Tanto è vero che con l'emendamento, anche se presentato in zona Cesarini, un risultato è stato, se ci auguriamo verrà votata favorevolmente la delibera, conseguito. Questo è segno di una volontà di questo Consiglio Comunale, di questa maggioranza consigliare, diciamo, a trovare qualsiasi soluzione che possa portare all'aumento minimo, a quello che purtroppo, ahimè, mio malgrado, dobbiamo propinare ai nostri concittadini, anche se, come è stato ampiamente detto, a nessuno fa piacere aumentare le tasse. Di chi è la responsabilità? Ovviamente è stato ribadito che non è una responsabilità di questa amministrazione, di questo sindaco, di questa maggioranza consigliare. Le soluzioni sono due: o i rifiuti arrivano al secondo piano, o altrimenti, cari amici e colleghi anche della minoranza consigliare, che giustamente voi non votate la delibera perché per le vostre scelte politiche condivisibili, liberamente espresse in questo consenso, ma noi, cari colleghi, siamo consiglieri di maggioranza, noi siamo consiglieri responsabili che vogliamo e ci assumiamo le nostre responsabilità di fronte alla città. Però è anche vero, signor Sindaco, che le chiedo questo con forza, con la più ampia forza e coesione politica, sia della parte politica che rappresento, diventerà bellissima, sia ritengo a nome di tutta la maggioranza consigliare, di fare il possibile, come possibile, perché la gente che non può, tante volte lo diciamo noi, chi non può pagare non paga, ma chi può pagare deve pagare, a cominciare dai grossi contribuenti che non pagano in questa città. Questo sia chiaro, deve essere un atto di indirizzo politico-amministrativo nel cercare di fare una equità tra i cittadini, perché è chiaro che deve essere... Gagliotto, io mi ricordo che ho una dichiarazione di voto. Sì, certo, è chiaro, Presidente, io la ringrazio e concludo. Questo però lo volevo dire e l'ho detto. Grazie, io voterò favorevolmente la delibera per senso di responsabilità verso la città di Termini Imerese e i suoi concittadini. Grazie. Grazie consigliere Gagliotto. Andiamo ai per favore consiglieri, andiamo ai consigli altri. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Ragazzi, siamo all'interno di un'aula consigliare, ripeto, mantenere un atteggiamento rigoroso. Non è il caso, lei di applausi e nulla di tutto questo. Stiamo esprimendo liberamente quello che pensiamo. Allora, consigliere Di Blasi, chiede di intervenire. Grazie Presidente. Dichiarazione. Sì. Durante la riunione di commissione martedì avevo alla mia sinistra il consigliere Di Lisi, alla mia destra c'era il consigliere Gelardi e c'era anche lei. Io, scherzando con il consigliere Pisi, gli dicevo: va bene, voi fate questa delibera, tanto io giovedì mi dichiaro all'opposizione, poi venerdì mi tornerò in maggioranza, così posso fare a meno di votare questa delibera. Probabilmente questo è quello che tutti noi avremmo voluto fare,
far finta che questo pomeriggio non sarebbe esistito e quindi questa delibera non sarebbe venuta qua in questo Consiglio Comunale e non saremmo stati costretti a votare così come la stiamo votando. Però chi sta al governo ha delle responsabilità e le responsabilità li deve assolvere fino all'ultimo nel bene e nel male. E quindi io voterò favorevolmente a questa delibera. Però, Presidente, Sindaco, una cosa bisogna dirla. Noi oggi non aumentiamo la tassa dell'immondizia perché ci sono dei morosi. Aumentiamo la tassa dell'immondizia per l'aumento vertiginoso e spropositato dei costi. La morosità non c'entra con questa delibera, è un altro percorso che l'amministrazione deve fare sin da subito. Ma non entra la morosità in merito alle tasse. Cioè, questo sia un argomento da trattare, dico altro. In questo momento devo fare una dichiarazione di voto sulla crisi. Presidente, è giusto però che si dicano le cose perché i cittadini ascoltano. E poi io sono sicuro di interpretare in questo modo tutto il Consiglio Comunale, Sindaco. L'immondizia non deve essere utilizzata a scopi elettorali per procurarsi consenso elettorale. E vado al punto della situazione. Noi ogni mese paghiamo fatture orientativamente, dottore Scimeca, per 228.000 euro all'ex ATO. È inverosimile, in un momento di grande crisi economica e di dissesto, che questo comune di Termini Imerese, insieme agli altri comuni, dal 2010 all'agosto del 2017 è stata costretta a pagare tre amministratori al lato di Termini Imerese. È una cosa che non può e non deve succedere. Per accontentare tre correnti di un partito politico che era di maggioranza, non si possono dare determinati incarichi a e far pagare il cittadino. E allora cerchiamo di rivedere tutti e di tirare tutti la cintura, cerchiamo tutti di fare gli interessi della pubblica amministrazione. In qualsiasi ruolo, noi come maggioranza, voi come opposizione, ognuno nel rispetto delle regole, e speriamo che nei prossimi mesi le cose possano migliorare non per noi, ma per la città di Termini Imerese. Grazie, quindi la dichiarazione di voto è favorevole. Okay. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, voti la delibera. Consiglieri favorevoli all'approvazione della delibera, approvazione del piano finanziario pari tariffe anno 2018? 10. Consiglieri contrari? 6. Minasola, Terranova, Divisi, Terranella, Berlino e D'Amico. Il Consiglio approva. Un attimo, che dobbiamo anche approvare l'immediata esecutività della delibera. Consiglieri favorevoli all'immediata esecutività della delibera? 10. Consiglieri contrari? 6. D'Amico, Berlino, Minasola, Terranova, Divisi e Terranella. Consiglieri astenuti? Nessuno. Il Consiglio approva. Andiamo al quinto punto, questo all'ordine del giorno. Comodato d'uso di immobile di proprietà comunale, sito in via Roma, numero 51-53, ex plesso scolastico Francesco Paolo Molesi. In favore della soprintendenza archivistica della Sicilia, archivio di Stato di Palermo, se ne stanno. Sì. Ma perché urlo? Non ti sentivo, chiedo scusa. Sì. Le chiedo di intervenire per chiedere un rinvio degli ulteriori punti all'ordine del giorno per far conto.
condicio rispetto al rinvio fatto a vicenda. Se si ricorda, in occasione della festività della Madonna di Maria Immacolata abbiamo chiesto un rinvio per consentire a tutti i consiglieri comunali di partecipare alla formazione religiosa. Vorrei fare la stessa cosa in questo momento per consentire a chi può di andare alla messa in cena domini. Grazie. È un rinvio dato da destinarsi, giusto consigliere Marlini? Allora, sì, prego. Mi faccio, sì. Scusa, il consigliere Di Blasio, devo mettere poi la richiesta del rinvio. Attacca. No, non lo so, dire io. Allora, attacca da destinarsi. È sulla proposta. Così possiamo inserire altre, magari se ci sono altre delibere non dobbiamo fare poi altri consigli comunali nell'ottica di una spegna di rinvio. Se siamo d'accordo tu. Scusa, sì, consigliere Merlino. Intendevo intervenire proprio sulla proposta del consigliere Merlino, dicendo che la commissione, la terza commissione, aveva proposto di rinviare già le due domande che sono in ordine del giorno. Resterebbe soltanto da votare la mozione che tra l'altro è stata firmata dall'intero consiglio comunale. No, scusi, devo intervenire, consigliere Di Blasi, resterebbe l'approvazione del piano delle. No, quella la. Il comodato d'uso, la commissione, la terza commissione aveva richiesto il rinvio. Poi c'è l'approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni e la terza commissione aveva richiesto il rinvio e la dovevamo mettere in voti. Poi c'è la corretta interpretazione del quarto comma dell'articolo 20 e qui era arrivato anche un emendamento. Poi c'è la mozione e poi un'altra mozione, quindi non è soltanto una mozione. Quindi, va bene, allora, metto ai voti il rinvio del Consiglio Comunale, consiglieri favorevoli al rinvio del Consiglio Comunale. D'Amico, Merlino. No, io sono d'accordo. Io sono d'accordo. Allora, il rinvio del Consiglio Comunale. Allora, no, contiamoci. Allora, Amoroso, Rodriguez, siamo 8. Consiglieri Tari al rinvio del Consiglio Comunale. Quelli di Blasi. Sì. Il consiglio è proprio. No, perché? Aspetta un attimo perché manca uno. Fermi tutti perché manca la bella via. La vice sindaco non la via è andata via. Se è andata via. Scusa. Allora via la bella via. Ah, bella via è andata via. Quindi siamo